Puccini, ma non solo. Sono numerosi i punti di forza che la città di Viareggio può mettere sul tavolo per aspirare a battere la concorrenza delle altre 23 candidate. Ad analizzare quali potrebbero essere questi punti durante la presentazione ufficiale della candidatura a Capitale della Cultura 2024 sono stati i numerosi ospiti intervenuti, da Stefania Sandrelli a Cristiano Tomei, dallo scrittore Stefano Massini a Patti Smith in videocollegamento. Uno degli aspetti forse meno considerati, ma di grande rilevanza, è quello relativo all'opera di vero e proprio restauro messo in atto dalla città verso le proprie pinete, aspetto che è stato evidenziato nell'intervento dell'ex soprintendente alle Belle Arti di Lucca, Luigi Ficacci. È una delle poche città in Europa ad avere restaurato, come si restaura un'opera d'arte, ad avere restaurato la sua pineta di città, la pineta di Ponente. Ma ora Viareggio ha messo davvero in valore quest'opera importantissima di risanamento ecologico e naturalistico di questo enorme parco in città, e queste sono tutte precondizioni perché Viareggio adesso possa fare il salto. Un sostegno più che morale alla candidatura della città è quello rappresentato dalla Fondazione Cassa del Risparmio, il cui presidente ha auspicato che il percorso iniziato oggi non sia finalizzato all'ottenimento o meno del titolo, ma che abbia una portata più ampia. La Fondazione sarà senz'altro, per quello che potrà fare, al fianco del Comune di Viareggio, questo importante traguardo. E comunque mi auguro non sia il fine, ma un mezzo affinché la città di Viareggio diventi capitale non solo per un anno. Tra i volti illustri venuti a Viareggio, per dare il proprio sostegno non poteva mancare quello di Stefania Sandrelli, viareggina doc e ondina d'oro 2020. Viareggio capitale della cultura perché? Perché Viareggio ha tutto. Io sono venuta ieri, venerdì 17, però ho trovato una Viareggio così bella, così ridente, così vasta, perché poi Viareggio, io la prima volta che ho visto l'America ho detto: ma è tutto qua? Perché ero abituata alla grandeur di Viareggio, e quindi io veramente mi auguro che ce la possa fare e credo che ce la possa fare. Ovviamente glielo auguro. Grazie.